colpiti e ogni movimento dimostrava una regalità difficile da ritrovare in un montanaro imberbe. Sotto il largo cappello che lo liberava dal sole, scrutava il mondo con gli occhi azzurri intinti di cielo. Indossava un cappucciotto sbiadito e un paio di jeans strappati che avevano sicuramente visto tempi migliori. Giuseppe aveva solo un vezzo, le scarpe. Per questo sui piedi portava sempre un paio di sneaker black, un indefinibile colore che andava tanto di moda. Chino sul suo trattore lavorava intensamente. I suoi campi erano un esempio del rispetto che l'uomo ha e deve avere per la natura. Sprezzante della fatica, salutava l'alba già nel campo e stupito osservava i colori del tramonto prima di tornarsene a casa. La terra, vezzeggiata dalle sue cure, lo ripagava con generosità. I suoi prodotti erano sinonimo di genuinità e qualità. Andavano a ruba nei mercati, ma quei guadagni riempivano le tasche del suo datore di lavoro, un uomo cretto ed avaro. Non risparmiava critiche e mai una lode uscire da quella bocca, ma Giuseppe riusciva a trovare la forza di continuare ritirandosi di tanto in tanto su uno sfero di roccia che dominava la vallata. Mentre il suo sguardo si perdeva all'orizzonte, spuntavano le buffette e un MP3, perché la musica riusciva a calmarlo e a rigenerare in lui una possente forza fisica. Si stava avvicinando all'inverno e con lui il Natale. Il proprietario voleva sbarazzarsi di Giuseppe e costruire su quel terreno un hotel di lusso. Di notte riversò nel suo campo dei tossici veleni e ogni segno di vita sparì. L'erba già gialla si seccò, persino gli alberi si strapparono le loro piume ingiallite e con i rami protesi verso il cielo sembravano gridare la loro tristezza. Giuseppe fu ritenuto responsabile e il padrone lo licenziò. Quella notte Giuseppe non riuscì a chiudere occhio e la disperazione lo sommerse. Il cielo stellato sembrò animarsi e un puntino luminoso cominciò a muoversi. Giuseppe osservò quella scia luminosa che disegnava cerchi concentrici fino a posarsi vicino al giovane contadino. Era una renna di Babbo Natale. Lo fissò con i suoi occhi penetranti e catturò i pensieri negativi di Giuseppe, che così cominciò a dimenticare i suoi guai. Lo spazio, rimasto libero nella mente, fu occupato da una successione di note che, come per magia, si fusero in un canto armonioso. Giuseppe, mosso dalla forza della musica, si allontanò da quell'ambiente senza vita e cominciò una nuova esistenza. Era di buon umore. Il mondo scintillante di luci e di alberi di Natale gli sorrideva di nuovo e lui avanzava sicuro, cantando quella melodia che all'improvviso gli si era formata in testa e non l'abbandonò più. Nel tragitto gli passarono accanto un paio di signori imbacuccati nei loro cappotti, che interruppero la loro chiacchierata, scambiandosi gesti di gioia e di sorpresa. Giuseppe, incuriosito, continuò a camminare, guardandosi intorno senza mai smettere di cantare. Senza accorgersi arrivò in città. Le strade brillavano dei riflessi delle luci e le vetrine scintillanti attiravano gli sguardi dei passanti. Gli altoparlanti, che diffondevano nell'aria le canzoni di Natale, all'improvviso tacquero per far sentire la voce di Giuseppe. Un uomo, dal faccione rubicondo su cui spiccava una lunga barba bianca, gli si avvicinò e gli chiese: «Scusi, bravo giovane, dove è saltato fuori questa canzone?» Giuseppe rispose: «Una renna me l'ha suggerita!» Lo squadrò e lo fissò negli occhi, gli sorrise e si allontanò. Giuseppe girandolò tra le vie del centro e notò che tutti ascoltavano incantati la sua canzone. La sera incrociò di nuovo il tipo del mattino, gli si avvicinò e non si sorprese quando questi gli allungò un bigliettino con cui lo invitò per una lezione. Era firmato Babbo Natale. Giuseppe non aveva nulla da perdere. Il mattino dopo si presentò all'appuntamento e incise il suo pezzo. Nel giro di pochi giorni diventò famoso perché Babbo Natale fece scivolare nel camino di ogni casa il CD con la sua canzone. Quella musica celestiale risuonava nelle case di tutto il pianeta, portando un momento di gioia in un mondo in cui tutti erano tristi per la pandemia da coronavirus.
Per Giuseppe questo fu l'inizio di una nuova vita.